Fissata per il 29 novembre la prima udienza del processo Bergamini, intanto dagli esami effettuati è emerso che l'ex calciatore è morto per soffocamento. Grazioso Manno, presidente del consorzio di bonifica Ionio Catanzarese, inizia lo sciopero della fame e delle cure mediche per chiedere il rifinanziamento della diga sul fiume Melito. Ore d'angoscia per la famiglia di Gennaro Bifano, l'uomo di 84 anni scomparso venerdì scorso dalla sua abitazione a Castrovillari, forze dell'ordine e volontari impegnati attivamente nelle ricerche. 'Ndrangheta stragista, al via il processo a carico di Rocco Santofilippone e Giuseppe Graviano, accusati all'omicidio dei carabinieri Fava e Garofalo, tra le parti civili, i familiari delle vittime e la regione Calabria. Con 147 voti su 205, Gianluca Callipo, eletto presidente dell'ANCI Calabria, non hanno partecipato alla votazione il sindaco di Cosenza e quello di Catanzaro. Un'indagine del Sole 24 Ore, piazza Cosenza al 13° posto in Italia tra le città ecosostenibili, non bene le altre province calabresi, Vibo è all'ultimo posto. Ancora battaglia post-elettorale a Palmi per i numeri emersi dalle urne, la lista del Circolo Armino uscito dal ballottaggio per 15 voti dopo la bocciatura del ricorso presentato al TAR si rivolge al Consiglio di Stato. Buonasera dalla redazione del TG Ten. Dunque in apertura il caso Bergamini, ebbene è stata fissata per il 29 novembre l'udienza del processo. Intanto dagli esami effettuati è emerso che l'ex calciatore è morto per soffocamento. Ci racconta tutto nel servizio Anna Franchino. C'è un'indiscrezione che emergerebbe dall'inchiesta sulla morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto il 18 novembre del 1989, sulla statale 106 a Roseto Capospulico. Sarebbe morto soffocato, e quanto trapelato dalle perizie effettuate sul cadavere del giovane, riesumato nei mesi scorsi, dopo la decisione del GIP di Castrovillari che ha accolto la richiesta del procuratore Eugenio Facciolla. Indiscrezioni che forse troveranno conferma nell'udienza fissata a fine novembre, di cui ci fornisce i particolari Donata Bergamini, sorella del calciatore, che da quasi 30 anni si batte per conoscere la verità. Quello che so io, l'udienza con i periti dovrebbe essere il 29 di novembre a Castrovillari. Donata non conferma la notizia riportata dai media, ma di sicuro se l'ipotesi trapelata trovasse conferma, allora per la famiglia sarebbe un ulteriore passo verso una verità che chiedono ormai da troppo tempo. Che la verità fosse un'altra da quella che era stata scritta, noi lo stiamo dando da 28 anni. Ovviamente io ho molto rispetto per le persone che operano nel mondo della giustizia, nonostante tutto quello che mi è caduto addosso, e quindi ritengo giusto prima ascoltare le loro parole e dopodiché parlare io come persona, come familiare. Che cosa sia esattamente successo a Denis saranno i periti a dover esporre. Io sono molto fiduciosa, sia nell'operato della procura che nell'operato dei periti. È chiaro che questa verità poteva essere accertata anche prima, nel senso che già nel 2015 il mio avvocato Fabio Anselmo, nella richiesta di opposizione all'archiviazione, aveva messo in luce che comunque c'erano delle nuove tecnologie dove dalla riesumazione si poteva vedere cosa era successo a Denis. Cosa è successo effettivamente? Aspettiamo per vedere cosa viene esposto. Ovviamente noi l'abbiamo sempre detto che Denis è stato ucciso, e spero che questa verità, che la vera verità, diciamo così, venga a galla molto presto e che finalmente la maglietta numero 8 di Denis possa essere rimessa sul campo del San Vito.
Grazioso Manno, presidente del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, inizia lo sciopero della fame delle cure mediche per chiedere il rifinanziamento della diga sul fiume Melito, l'annuncio nel corso degli stati generali convocati a Catanzaro. Da anni Grazioso Manno, presidente del Consorzio di Bonifica dello Ionio Catanzarese, si batte per il completamento della diga sul Melito. Oggi ha convocato gli stati generali a Catanzaro nella sede del Consorzio e dopo aver ripercorso la lunga e complicata vicenda della diga, l'annuncio clamoroso, l'inizio dello sciopero della fame, delle cure mediche e della parola per chiedere il rifinanziamento e la realizzazione dell'importante infrastruttura. Non prenderò più le medicine che prendo abitualmente. Attualmente da 6 anni e mezzo dopo l'operazione al cuore, io chiedo il rifinanziamento del capitolo che riguarda la rete di colo per tutti gli operai stagionali dei consorzi bonifica calabresi, ma come presidente del consorzio Ionio Catanzarese chiedo finalmente il rifinanziamento della diga del Melito. Ci è stata promessa, abbiamo fatto il progetto, abbiamo avuto la sentenza della Cassazione a noi favorevoli, non ci sono più ostacoli. È intenzionata ad andare avanti fino in fondo perché ha detto questo è un momento decisivo e ci sono le condizioni per inserire nella legge di bilancio e di finanziamento della diga. Io non mi muoverò da qui fino a quando il Presidente Oliverio e il Ministro Del Rio verranno qui da noi con grande umiltà, così come con grande umiltà io sto chiedendo quello che sto chiedendo. Quello che conta oggi è iniziare nuovamente questa opera, perché è l'unica opera in Calabria che può dare sviluppo e occupazione. Castrovillari si mobilita per l'84enne scomparso da alcuni giorni. L'uomo è uscito in pigiama e pantofole, l'appello della famiglia. Sono riprese questa mattina le ricerche di Gennaro Bifano, l'anziano 84enne di Castrovillari affetto da Alzheimer, che sabato scorso si è allontanato dalla propria abitazione nella periferia di Castrovillari in pigiama, facendo perdere le proprie tracce. Gli uomini della Compagnia Carabinieri di Castrovillari, i Vigili del Fuoco, le unità cinofile del Soccorso Alpino con i cani molecolari, le squadre della stazione Pollino del Soccorso Alpino, i Carabinieri Forestali, la Guardia di Finanza, una squadra del SAG, GAF continuano senza sosta la ricerca palmo a palmo del territorio cittadino. Vecchie case di campagna, sentieri, spazi urbani, canali, nulla è lasciato al caso. Ma per ora nessun esito positivo nelle estenuanti ricerche dell'anziano. Anche questa mattina è presente un elicottero per osservare dall'alto il perimetro delle ricerche. Tutti vivono con partecipazione queste ore, stringendosi idealmente attorno alla famiglia in attesa che arrivino notizie positive dai soccorritori. Gianluca Callipo, sindaco di Pizzo, è stato eletto alla guida dell'ANCI Calabria. L'assemblea congressuale era stata preceduta da diverse polemiche tra lo stesso Callipo e il sindaco di Cosenza Occhiuto, che avevano portato il sindaco di Catanzaro Abramo a chiedere di rinviare l'assemblea ANCI per una soluzione unitaria. Oggi però i sindaci riuniti a Lamezia hanno scelto Callipo alla guida della sessione regionale dell'ANCI. Il sindaco di Pizzo è stato votato dal 70% degli aventi diritto, non hanno però partecipato alla votazione il sindaco di Cosenza e quello di Catanzaro. Cosenza nella classifica delle città italiane per la qualità della vita, prima al sud, lo rivela un'indagine pubblicata dal Sole 24 Ore, le altre province calabresi invece in coda alla classifica. Cosenza è tra le prime città italiane per qualità della vita. Il riconoscimento arriva dal 24esimo rapporto ecosistema urbano pubblicato dal Sole 24 Ore. La città dei Bruzzi, promossa da Legambiente e Ambiente Italia, che hanno esaminato la città in base a rigidi parametri. Il risultato è il 13esimo posto nella classifica nazionale dei capoluoghi italiani, che proietta Cosenza nell'Olimpo delle città virtuose e le assegna il primato di città più green del sud, molto distanti le altre calabresi. Catanzaro occupa il 59esimo posto, Reggio Calabria il 63esimo, Crotone l'86esimo e Vibo Valentia il 91esimo. A guidare la classifica è la città di Virgilio, la lombarda Mantova. 16 i parametri seguiti per redigere la graduatoria, presi in considerazione acqua, rifiuti, energie rinnovabili, ambiente urbano, mobilità. Cosenza eccelle nell'utilizzo
l'utilizzo dell'energia solare, il verde urbano e il trasporto pubblico, meno buone le prestazioni sul fronte della gestione dell'acqua. Sonora bocciatura per Catanzaro per il verde cittadino e le aree urbane. Reggio difetta nella raccolta differenziata e per le piste ciclabili. Crotone ha un solo punto inattivo ed è la depurazione. Vibo, che occupa le ultime posizioni, si salva solo perché poco inquinata. Il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, ha affidato a un post su Facebook il commento ai dati. Il nostro cammino di cambiamento, dice, non c'è dubbio che sia proiettato verso una città migliore, più vivibile, più solidale, più bella. A Palmi è battaglia di ricorsi, il circolo Armini, dopo la bocciatura del ricorso al TAR, si rivolge al Consiglio di Stato, amministrazione in bilico nella città della Piana. Elezioni amministrative sempre in bilico a Palmi, nell'importante centro della Piana di Gioia Tauro, è in atto una battaglia infinita fatta di carte bollate e tribunali, perché dopo il ricorso bocciato dal TAR, il circolo Arminio, rappresentato dall'ex candidato a sindaco, attualmente consigliere di minoranza, Pino Ippolito, non si arrende e ci riprova. Dal TAR passa al Consiglio di Stato. L'iter era partito il 3 luglio scorso, quando il circolo Arminio aveva presentato al Tribunale Regionale Amministrativo una richiesta di annullamento o riforma dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale. Il travagliato capitolo di contestazione si era infatti aperto all'indomani delle votazioni di giugno, quando una serie di errori di trascrizione in alcuni seggi aveva portato il caos tra i candidati a sindaco. Una ventina di voti separavano tre candidati in lizza per il ballottaggio. Al termine dello spoglio doveva essere Mimma Di Certo a contendersi la poltrona di sindaco con Peppe Ranuccio, attuale sindaco. Dopo una formale verifica, al ballottaggio è andato invece Francesco Trentinella, ma il candidato Pino Ippolito era separato dal secondo solo da una manciata di voti. Poi è arrivata la decisione di ricorrere al TAR e circa un mese fa la bocciatura. Ora un nuovo capitolo per l'infinita campagna elettorale che stenta a finire a Palmi, dove i rappresentanti della lista civica che ha sostenuto Ippolito hanno le idee chiare e vogliono andare fino in fondo. In primis lo stesso candidato a sindaco, Pino Ippolito, che spiega, dopo aver esaminato con attenzione la sentenza del TAR di Reggio Calabria, che ha respinto in prima istanza il ricorso da noi avanzato per rigettare l'esito elettorale della recente consultazione elettorale, l'assemblea del circolo Arminio ha deciso di produrre appello davanti al Consiglio di Stato. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, coadiuvati da quelli della Compagnia di Paolo, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Paola su richiesta della Procura di un impianto a concentrazione solare per la generazione di energia termica ed elettrica che serve l'ospedale di Cetraro. Dalle indagini coordinate dal procuratore di Paola Pierpaolo Bruni è emerso che l'area è situata all'interno del vincolo paesaggistico in zona sismica, pertanto sarebbe stato necessario chiedere specifiche autorizzazioni. 5 le persone denunciate, tra cui 2 funzionari dell'ASP di Cosenza. L'impianto è stato realizzato su un'area di 3.000 metri quadrati. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Iniziato stamani davanti ai giudici della Corte d'Assise di Reggio Calabria il processo scaturito dall'inchiesta denominata 'Ndrangheta stragista, coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, su quella che gli inquirenti definiscono come l'univocità della strategia stragista e mafiosa, con l'obiettivo di destabilizzare lo Stato e la democrazia. Il quadro ricostruito dalla DDA, che ha portato oggi alla sbarra Giuseppe Graviano e Rocco Filippone. Come di una lite per motivi di confine ha aggredito il fratello colpendolo con un forcone provocandogli delle ferite. Un pensionato di 63 anni è stato arrestato a Crotone dai carabinieri per lesioni personali. L'uomo durante l'alterco si è scagliato contro il fratello con l'attrezzo agricolo. I militari sono intervenuti nell'abitazione della vittima, che è stata soccorsa e ricoverata nell'ospedale di Crotone. Le sue condizioni non sono gravi. Ha picchiato la moglie e successivamente ha tentato anche di abusarne sessualmente. L'episodio è accaduto a Crotone, dove un operaio di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione nell'abitazione dell'uomo, che ha precedenti di polizia. Il cinquantenne, secondo quanto appurato, aveva percosso la consorte per poi tentare anche di violentarla. È stato poi portato nel carcere di Crotone.
La polizia ha avviato indagini per risalire agli autori di uno striscione comparso sabato sera nello stadio Granillo nel corso della partita Reggina Catania, con offese di discriminazione territoriale nei confronti dei siciliani. È un episodio deprecabile, ha detto il questore di Reggio. Stiamo visionando le immagini per i provvedimenti di DASPO. E ancora la cronaca da Gioia Tauro. Corriere della droga beccato in trasferta. Si tratta di Salvatore Gulluni, 41enne di Gioia Tauro, che è stato arrestato dalla polizia di Catania e accusato di trasporto e detenzione di cocaina. Il corriere della droga, già noto alle forze di polizia, è stato fermato a seguito di una soffiata, forse diventato troppo scomodo, sulla A18 in località San Gregorio a Catania. I poliziotti avevano saputo che sarebbe arrivato in città un carico di droga da un calabrese a bordo di una Mercedes Station Wagon. Sulla base di queste indicazioni hanno fermato il pregiudicato gioiese. L'uomo non ha fornito spiegazioni sulle ragioni del suo viaggio in Sicilia ed è apparso molto nervoso durante il controllo. La prima perquisizione ha dato esito negativo, ma in un controllo successivo, effettuato negli uffici della squadra mobile catanese, è stato trovato un chilo di cocaina. Secondo le stime effettuate dalla Polizia di Stato, la droga aveva un valore di circa 40.000 euro e con lo spaccio avrebbe fruttato circa 120.000 euro. Gulluni è stato rinchiuso all'interno del carcere di Piazza Lanza a Catania. Presentato il progetto modificato dell'ospedale di Rende, la struttura dovrebbe sorgere su un'area di 46.000 metri quadri in località Sant'Agostino. Obiettivo del gruppo Igreco, promotori dell'iniziativa, è quello di arginare la migrazione sanitaria, ridurre i viaggi della speranza attraverso il supporto di professionisti di caratura nazionale. Il progetto si sviluppa su tre piani, più un piano interrato e un'area a parcheggio che prevede 500 nuovi posti di lavoro. A Paravati, nel Vibonese, adesso per l'opera musicale scritta dal Vescovo e dedicata a Natuzzi, eseguita nella Basilica. Vediamo. A pochi giorni dall'ottavo anniversario della morte terrena di Natuzza, la Basilica Cattedrale di Mileto è stato palcoscenico ideale dell'esecuzione dell'oratorio sacro sulla mistica di Paravati scritto dal Vescovo Luigi Renzo con musiche di Vincenzo Palermo da un'idea di Bruno Di Girolamo. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso mese di luglio nello scenario del Parco Archeologico Scolacium di Borgia, l'opera Natuzza, canto alla bellezza, oratorio sacro per soli, clarinetto, coro, con le voci bianche e orchestra, è stato presentato nella chiesa madre della diocesi di Mileto Nicotera Tropea. L'opera scritta da Monsignor Luigi Renzo è interamente ispirata alla mistica morta nel giorno di ogni santi del 2009, una donna che nell'arco della sua vita è riuscita a parlare al cuore delle genti nella semplicità e nell'umiltà tipiche di quel verme di terra come lei stessa si definiva. Mamma Natuzza, al dispetto del suo essere analfabeta, ha scritto commoventi pagine di speranza ed amore, riuscendo a dare sollievo ed a ravvicinare alla Chiesa migliaia di persone in tutto il mondo. È stato questo l'elemento caratterizzante dell'opera scritta dal Vescovo, che in prima persona segue le vicende della sua canonizzazione, potendo così trasferire l'emozione vissuta da questa esperienza. È vero, tante volte mentre veniva eseguito il canto mi sembrava non esserci io lì dentro, anche se effettivamente sono soddisfatto, sono contento perché sono riuscito a manifestare quello che avevo dentro e che ho dentro, e questo è importante. Quando si è cercato un titolo da dare all'oratorio, alla fine è stata quasi come una intuizione venuta dall'alto, cioè quello di puntare su un messaggio positivo di Natuzza, e la parola bellezza è stata l'espressione migliore. Quindi ecco perché poi è nato Mamma Natuzza, canto alla bellezza. La bellezza in assoluto che è Dio, e che quindi si è riflesso in lei. Lei che era espressione e manifestazione in mezzo a noi della bellezza di Dio. E lei con la sua vita è diventata canto alla bellezza, quindi canto a Dio nel modo più bello, più intimo, anche più partecipato e coinvolgente. Questa combinazione tra voce narrante e canto si è messa insieme molto bene, e questo ha facilitato anche un accostamento alla vita di Natuzza, a cui forse non siamo tanto abituati.
A Cosenza conclusa la terza sessione dei Box Art. Ai Box Art di Cosenza un partecipato finissage e la consegna delle opere al sindaco Mario Chiuto hanno salutato gli artisti arrivati lo scorso 6 ottobre. Anche questa sessione, la terza, che ha accolto nelle residenze sul lungo fiume 23 talenti provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo, è stata un'esperienza non solo creativa, ma anche di confronto e di scambio con il territorio, che è stato anche raccontato sulle più prestigiose riviste del settore. Gli artisti arrivano qua provenienti da tutte le parti del mondo, entrano in contatto con il territorio, con la natura, con i fiumi, perché i box sono sul fiume, fanno anche delle escursioni, quindi conoscono anche ormai la Sila, il nostro mare, entrano in contatto con le persone, con quelli che sono qui del territorio, con gli altri artisti, quindi è veramente un'azione forte di contaminazione culturale. Le opere riflettono questa contaminazione, queste opere le vedremo nel nuovo museo che sarà aperto da qui a poco e che conterrà con varie mostre su temi diversi le opere che gli artisti venendo qui in residenza hanno lasciato. Sono ormai più di 350, sono un patrimonio enorme che lasceremo alla città e in questo modo Cosenza è diventata una delle città più importanti nel panorama internazionale proprio in relazione all'arte contemporanea. Adesso la pagina sportiva. De Francesco e Bianchimano, i due gioielli amaranto, citati rigorosamente in ordine di apparizione, perché il primo ispira, inventa, disegna e l'altro realizza, insomma, fa gol. Una coppia d'oro al servizio di Maurizi, che si è tolto la grande soddisfazione di rimandare a casa battuto il Catania, nonostante un avvio di gara disastroso, con la regina alle corde e tenuta a galla dalle imprecisioni dei rossazzurri e dagli interventi di Cucchietti. Tra i due gol di Bianchimano, la rete del momentaneo pareggio di Curiale, che aveva rianimato gli ospiti. Il primo tempo il Catania non ci ha permesso di esprimere il nostro gioco, quindi merita loro. Il secondo tempo eravamo molto arrabbiati perché non volevamo giocare come il primo tempo, anche se il risultato era di parità, ma non volevamo giocare come il primo tempo e quindi eravamo molto arrabbiati. E siamo entrati in campo con la chiara volontà e anche coerente poi da quello che si è visto in campo di giocare solo noi la palla e di riconquistare nel minor tempo possibile. La coperta giallorossa è un po' corta. Dionigi ha registrato la difesa, che ha retto anche nella fase di maggiore pressione dell'Andria, ma ha perso incisività, soprattutto a causa delle assenze pesanti di Letizia e Infantino. L'infortunio di Cunzi, falciato da Mauro Antonio, ha di fatto disinnescato il Catanzaro, incapace di offendere se non con le incursioni del generoso Zanini. Dionigi spiega i motivi di uno 0-0 indigesto per la classifica e il morale e il suo discorso non fa una grinza. Non avevo più cambi davanti, a parte Lukanovic, perché purtroppo dopo 10 minuti l'unico giocatore che mi dava quella rapidità tra le linee me l'hanno rotto con un fallo da espulsione, perché questa è la verità, andava buttato fuori. Sul nuovo prato del Menti sarebbe stato difficile per chiunque fare il risultato. La Juve Stabia tornava a casa dopo mesi e aveva voglia di vincere di fronte al proprio pubblico. La pressione delle Vespe è stata imponente e il Renda ha capitolato sull'incursione di Canotto sfruttata al meglio da Paponi. Per l'11 di Trocini una gara non molto brillante. È stata una partita non spettacolare dal punto di vista delle occasioni, ma sicuramente molto battagliata in mezzo al campo. I portieri sono stati poco impegnati, però a centrocampo ci sono stati tanti duelli e non era facile venire a giocare qui a Castellammare in una situazione come quella di oggi, insomma, con grandissimo entusiasmo. Infatti l'approccio della Juve Stabia è stato importante, però sono convinto che la nostra squadra abbia fatto un'ottima prestazione. In chiusura le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. L'Europa orientale è interessata da una saccatura del vortice polare che sta convogliando su queste zone aria di origine artica, capace di provocare anche nevicate a bassa quota. Tale discesa interesserà solo marginalmente la nostra regione, dove le temperature si stabilizzeranno su valori di poco al di sotto della media del periodo e si verificheranno deboli fenomeni instabili. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani nubi sparse e più compatte sul Cosentino, sul Cortonese e sui versanti tirrenici, dove saranno possibili ancora piovaschi sparsi. Altrove poco o parzialmente nuvoloso, senza fenomeni degni di rilievo. Temperature in ulteriore lieve calo. Prudenza per venti moderati da est sui litorali tirrenici,
in particolare nel Cosentino. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mari generalmente mossi, ventilazione ancora moderata da nord su Ionio, dai quadranti orientali sempre moderata sul Tirreno. Per ulteriori approfondimenti vi rimando come sempre al nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. Il nostro giornale si chiude qui, grazie per l'attenzione e buona serata.